Sportivi, buon pomeriggio in diretta da Antonio Fioretto, dal Marcello Torre di Pagani, pronti a vivere Paganese Rotonda, gara valida per la settima giornata del girone H della Serie D 2023-2024. Come potete vedere in questo momento le squadre stanno facendo il loro ingresso sul prato verde del Torre di Pagani. Sotto la pioggia dalla metà di questa mattinata più o meno, in questo momento la pioggia leggera ma costante che comunque permette tutto sommato di avere il terreno di gioco in condizioni accettabili. Fischietto alla bocca, arriva ora l'avvio di Paganese Rotonda e buon divertimento ovviamente ai tifosi della Paganese e non collegati, che poi imposta, va verso Mancino, gran palla, posizione regolare e Mancino qui va al lato clamorosamente. Qui rischia la squadra di Agovino con recupero alto e il calcio di punizione, forse sì, c'è Fusco col sinistro ma parte invece il destro deviato in rete, il vantaggio del Rotonda al 16° calcio di punizione di Cozza. Deviazione che ha messo completamente fuori causa Cocchen. Palla sul destro, Faiello messo a terra, Faiello, la palla è buona ancora, Orefice che è andato giù ma è il calcio di punizione fischiato dall'arbitro e ora tutti a protestare che Orefice era andato a terra dentro l'area di rigore. Anche Agovino protesta con l'assistente. Ah, Cerea ha dato la punizione sul primo contatto, ma il secondo su Orefice era nettamente dentro l'area di rigore. C'è anche l'Angella col sinistro. È uno schema, il tocco è per Cocchen che la gira, non perfetto Gie, che poi riesce in due tempi. Dare Mancino, si sovrappone Simonella. Mancino entra dentro il campo, deve smistarla, allarga, Faiello, area di rigore, cerca spazio per il tiro, ancora Mancino col destro, GE, pallone ancora buono Orefice, e il gol! No, fuori gioco. Fuori gioco di Orefice, e quindi gol annullato. Solo la Paganese ora, l'errore però qui in impostazione a regalare il pallone a Barile. Attenzione, Barile centralmente, Sollini va col destro, facile per Pinestro, Del Gesso, Cocchen tutto solo, servito ora, bene, può puntare l'area di rigore, le finte di Cocchen che converge sul destro, cerca spazio, troppo centrale la conclusione. Esposito, Mancino, forse spazio per un'ultima possibilità, non è così, finisce il primo tempo qui al Torre di Pagani, 0-1 con deviazione che ha beffato Pinestro. Partiti, è iniziato il secondo tempo, una Paganese che deve assolutamente provare a fare di più con Cocchen e Mancino. Ora proprio Cocchen cerca lo spunto, poi la finta va dentro, la deviazione di Orefice a un centimetro dal pareggio, parte Cozza, la palla dentro, 2-0, no, fuori gioco, annullato il raddoppio. Bene qui, buono il tocco anche per Simonella, palla bassa sporcata, Del Gesso, deviazione al lato clamorosa, ancora l'occasione qui, riparte la Paganese, Ianiello, l'errore di Ianiello che regala il pallone a Barile che sbaglia il tiro, che errore questo, poteva costare molto caro. Esposito dall'altra parte, Iannone, si fa vedere Cocchen centralmente, raddoppio, Iannone va col destro, palla che scende, arriva però Del Gesso, anzi l'Angella, per Cocchen, la finta va sul Mancino, l'1-1 arriva da Cocchen, il pareggio della Paganese al 26° del secondo tempo, l'invenzione di Cocchen che di sinistro non da Scampangie, 1-1. Punta subito l'uomo, va sul destro Iannone, il tiro, GE, parata Simonella, serie di deviazioni, ancora col gol di Orefice ma c'è il fuorigioco di Simonella accompagnato dal pubblico, si sovrappone Ianiello, va Cocchen fino in fondo, cross dentro per la girata,
alta di un soffio sopra la traversa. Giocare Iannone, le finte di Iannone, prova ad andarsene, area di rigore, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore per la Paganese, lo spunto di Iannone messo giù da Barile, calcio di rigore, l'episodio che può cambiare le sorti della partita. Parte col destro Orefice, la parata, la parata di Ingie, clamoroso, clamoroso, clamoroso. L'apertura, Setola può controllare, uno contro uno dentro Setola, il cross non arriva a trovare sorgente, invece no, rimane lì Pinestro, parte Setola, esce Ngie, smanaccia, la porta è vuota, attenzione Iannone tra le braccia di Ngie, e qua finisce 1-1 tra Paganese e Rotonda. Un po' d'amaro in bocca per la Paganese, che avrebbe meritato la vittoria. Ci sono comunque gli applausi, c'è anche qualche scaramuccia ora tra Ngie e qualche avversario. Finisce qua un punto per parte, Paganese che continua nella sua imbattibilità in questo campionato, settimo risultato utile consecutivo, muove la classifica e va a 13, muove la classifica anche in Rotonda e va a 9.